Guarda i video senza pubblicità e inizia il tuo percorso spirituale. A parer mio, questa è una realtà delle più belle, come ho già indicato nei miei insegnamenti teosofici, che ci riporta ad una delle convinzioni più utili delle religioni con cui siamo stati allevati. Ci sono molti che, anche se sentono di non poter accettare ciò che è stato loro posto come dato di fatto, ciò nonostante guardano indietro con un certo rimpianto ad alcune delle immagini più belle della loro infanzia. Sono passati dalla scarsa luce dell'aurora alla luce piena del giorno e non possono che essere felici di questo. E non potrebbero tornare alle loro precedenti convinzioni, neanche se volessero. Eppure, alcuni sogni della loro alba erano deliziosi, e la luce piena, in qualche modo, sembra un po' troppo dura rispetto a quelle tinte più tenui. La teosofia giunge in soccorso e mostra loro che tutta la gloria, la beatitudine e la poesia, lampi dei quali percepivano indistintamente in quell'aurora, esistono come realtà vive e che, invece di scomparire di fronte alla luce del mezzodì, il loro splendore si mostrerà ancora più vividamente. Ma i nostri insegnamenti riportano quella poesia su una base del tutto nuova, una base scientifica invece che una tradizione incerta. Un buon esempio di questo si trova nella locuzione Angeli Custodi. Ci sono molti racconti tradizionali pieni di grazia sulla custodia spirituale e interventi angelici a cui ci piacerebbe molto credere se potessimo constatarli o accettarli da un punto di vista razionale. E spero di dimostrarvi che possiamo farlo in gran parte. La credenza in tali interventi è molto antica. Fra le prime leggende indiane troviamo resoconti di apparizioni occasionali di divinità minori in situazioni critiche delle vicende umane. L'epica greca è piena di storie simili e nella stessa storia di Roma leggiamo di come i due gemelli Castore e Polluce condussero l'esercito della neonata Repubblica alla battaglia del lago Regillo. In epoca medievale si dice che San Giovanni condusse le truppe spagnole alla vittoria e ci sono molti racconti di angeli che sorvegliavano i pii pellegrini o intervenivano nel momento giusto per proteggerli dai pericoli. Solo superstizioni popolari, diranno le persone superiori. Forse, ma dovunque incontriamo una superstizione popolare che è ampiamente diffusa e persistente, e invariabilmente troviamo qualche briciola di verità in essa, spesso distorta o esagerata, eppure verità. E questo è il caso. La maggior parte delle religioni parlano agli uomini di angeli custodi che stanno vicino a loro durante i loro momenti critici e la cristianità non fa eccezione. Ma a causa dei suoi peccati giunse sul cristianesimo quell'oscurità che, con una straordinaria inversione della verità, fu chiamata riforma. E in quello sconvolgimento fu perso molto. Che per la maggioranza di noi non è ancora stato riconquistato. Che esistessero degli abusi e che fosse necessaria una riforma, sarò l'ultimo a negarlo. Eppure, sicuramente, la riforma fu una pena molto pesante per i peccati che l'avevano preceduta. Quello che è chiamato protestantesimo ha oscurato il mondo dei suoi credenti perché, tra le molte tenebrose, strane e false idee, si è impegnato a propagandare la teoria che non esiste niente ad occupare l'infinità di stadi fra il divino e l'umano.
ci propone la strabiliante concezione di un governatore del mondo che costantemente e capricciosamente interferisce con le sue proprie leggi e con i risultati dei suoi decreti. E questo usualmente dietro richiesta delle sue creature, che apparentemente si suppone conoscano meglio di lui cosa è giusto per loro. Se qualcuno arrivasse mai a credere ciò, allora crederebbe anche fermamente che tale interferenza potrebbe essere, e in realtà lo è, parziale ed ingiusta. In teosofia non abbiamo una tale convinzione perché crediamo fermamente nella perfezione della giustizia divina e perciò riconosciamo che non ci possono essere interventi a meno che la persona coinvolta non abbia meritato un tale aiuto. Ed anche in quel caso l'aiuto gli arriverebbe attraverso agenti e mai direttamente da Dio. Sappiamo di nostri studi e molti di noi direttamente dall'esperienza che esistono molti stadi intermedi tra l'umano e il divino. La vecchia credenza in angeli ed arcangeli è giustificata dai fatti, perché, proprio come esistono vari regni sotto l'umanità, così ce ne sono anche al di sopra nella scala evolutiva. Troviamo accanto a noi che hanno la stessa posizione così come noi l'abbiamo nei confronti del regno animale, il grande regno dei Deva o angeli, e sopra di essi un livello evolutivo che è stato chiamato dei Dayan Kohans o arcangeli, anche se i nomi attribuiti a questi ordini poco importa, e così ancora più in alto fin proprio ai piedi di Dio. Tutto è un'unica vita graduata, da Dio stesso fino alla polvere sotto i nostri piedi, una lunga scala di cui l'umanità occupa solo un gradino. Ci sono molti gradini sopra e sotto di noi, e tutti occupati. Sarebbe assurdo per noi supporre che costituiamo la forma più evoluta, l'ultimo gradino evolutivo. L'apparizione occasionale fra noi di uomini molto più avanzati ci mostra il nostro prossimo passo e ci dà un esempio da seguire. Uomini come il Buddha e il Cristo e molti altri maestri minori mostrano ai nostri occhi un ideale verso cui possiamo lavorare, per quanto possiamo considerarci lontani da esso al momento attuale. Se occasionalmente avvengono interventi speciali nelle vicende umane, allora dobbiamo pensare agli angeli come agenti probabili di tali interventi? Forse a volte, ma molto raramente, perché questi esseri superiori hanno il loro lavoro da svolgere, connesso col loro posto nel potente schema delle cose, ed è molto poco probabile che ci notino o interagiscano con noi. L'uomo inconsciamente è così pieno di sé che tende a pensare che tutti i più grandi poteri dell'universo stiano a guardarlo e che siano pronti ad aiutarlo tutte le volte che sta soffrendo a causa della sua follia o ignoranza. Egli dimentica che lui stesso non sta agendo come una provvidenza benefica verso i regni sotto di lui o abbandonando i suoi interessi per aiutare gli animali selvaggi. A volte egli gioca con loro la parte del demone e irrompe nelle loro vite innocenti ed indifese con torture e distruzioni inutili, semplicemente per gratificare il suo desiderio di crudeltà, che decide di chiamare sport. A volte tiene gli animali in schiavitù, prendendosi in parte cura di loro, ma è solo perché essi possano lavorare per lui, non perché egli guardi alla loro evoluzione in astratto. Dunque, come può aspettarsi da coloro che sono sopra di lui una supervisione che gli è così lontano da offrire a quelli che sono sotto di lui? È quindi probabile che accada che il regno angelico si occupi delle sue vicende,
prendendo atto di noi non più di quanto noi facciamo con i passeri sugli alberi. Può a volte accadere che un angelo diventi consapevole di qualche difficoltà umana che lo muova a compassione e che possa cercare di aiutarci, proprio come noi possiamo fare con un animale in difficoltà. Ma certamente la sua visione più ampia riconoscerà il fatto che allo stadio attuale dell'evoluzione tali interventi, nella maggioranza dei casi, potrebbero essere più dannosi che benefici. Nell'antichità l'uomo era frequentemente assistito da questi agenti non umani, perché non c'era nessuno in quell'umanità appena nata capace di essere un maestro. Ma ora che siamo nella nostra adolescenza, si suppone che siamo giunti ad uno stadio in cui possiamo trovare guide e aiutanti tra i nostri stessi ranghi. C'è un altro regno di natura di cui si sa poco, quello degli spiriti di natura o fate. Di nuovo, qui, la tradizione popolare ha conservato traccia dell'esistenza di un gruppo di esseri sconosciuti alla scienza. Sono stati chiamati con molti nomi: pixies, gnomi, Conold, Brownies, Silfidi, Ondine, Piccolo Popolo, eccetera. E ci sono pochi paesi nel cui folklore essi non prendano parte. Sono esseri che possiedono corpi eterici o astrali e di conseguenza si rendono visibili all'uomo solo raramente e in circostanze particolari. In genere evitano la vicinanza dell'uomo perché non amano le sue esplosioni di passioni e desideri. Perciò, quando vengono visti, in genere avviene in luoghi solitari e da qualche montanaro o pastore che si è allontanato dai luoghi abitati. A volte è accaduto che una di queste creature si sia affezionata a qualche essere umano e abbia dedicato la sua vita al suo servizio, così come viene raccontato nelle storie delle Highlands scozzesi. Ma come regola è difficile aspettarsi un'assistenza intelligente dall'entità di questa classe. Poi ci sono i grandi adepti, i maestri della saggezza, uomini come noi, anche se tanto più evoluti di noi, da sembrare dei in potere, saggezza e compassione. La loro intera vita è dedicata ad aiutare l'evoluzione. È probabile perciò che si intervengano negli affari umani? Occasionalmente è possibile, ma solo molto raramente, perché hanno lavori diversi e più importanti da svolgere. Gli ignoranti a volte hanno suggerito che gli adepti dovrebbero scendere nelle nostre città per aiutare i poveri, gli ignoranti, dico perché solo chi è molto ignorante e incredibilmente presuntuoso si azzarda a criticare l'azione di coloro che sono infinitamente più saggi e più evoluti di lui. L'uomo modesto e sensibile comprende che tutto ciò che fanno ha un motivo e che biasimarli sarebbe per lui il massimo della stupidità e dell'ingratitudine. Loro lavorano su piani molto più elevati di quanto possiamo immaginare. Essi trattano direttamente con le anime degli uomini e splendono sopra di loro come la luce del sole sopra i fiori, attirandoli sempre più in alto, nutrendoli con forza e vita. E quello è un lavoro molto più grande che curare o nutrire i loro corpi, per quanto questo possa essere considerata una buona azione su un altro livello. Impiegare loro nel lavoro sul piano fisico sarebbe una dispersione di energia infinitamente grande, come se si impiegasse un uomo di scienza per lastricare una strada, giustificandosi col fatto che quello è un lavoro utile per tutti, mentre il lavoro scientifico non è immediatamente fruibile dal povero.
Non è dall'adepto che sarà compiuto il lavoro sul piano fisico, poiché egli viene impiegato in modo molto più proficuo.